Prima di iniziare, una domanda per voi. Spinazzola è un esterno di centrocampo, Zappacosta è un esterno di centrocampo, Florenzi è un esterno di centrocampo, Kolarov è un centrale di difesa a 3, può farlo, Mancini è un centrale di difesa a 3, lo fa da sempre. E allora, secondo me la Roma dovrebbe giocare con il 4-2-3-1 perché Fonseca gioca solamente con il 4-2-3-1 o provare a varare con un 3-5-2 rischiando comunque perché Fonseca col 3-5-2 non ci ha mai giocato? Fatemelo sapere con un commento qua sotto. Partiamo il video, 3-2-1. Zappacosta è un giocatore della Roma. Come un fulmine a ciel sereno, ragazzi, come un fulmine a ciel sereno, Zappacosta è un nuovo giocatore della Roma. Domani farà le visite mediche. Il fatto che Santon siamo riusciti a piazzarlo al Mallorca, che di quello vi parlerò appena arriverà l'ufficialità, ci libera la possibilità di prendere un altro terzino di ruolo. Florenzi non è un terzino, Florenzi non è un terzino, Florenzi non è un terzino. Di 100 volte una bugia sarà una verità, dico 100 volte una verità, che magari iniziamo a prenderla come verità assoluta, visto che sono 10 anni che famo fare terzino a Florenzi, non è capace a fare terzino. Florenzi non è un terzino, Florenzi non è un terzino. Andiamo Santon, c'è bisogno di un sostituto. Il sostituto ha un nome e un cognome. Il suo nome è Davide, il suo cognome è Zappacosta. Zappacosta che al Chelsea non viene dal Pordenone, con tutto il rispetto per il Pordenone che quest'anno seguiremo in Serie B. Non viene dal Pordenone, viene dal Chelsea. Ha fatto anni al Torino, ha fatto anni in nazionale, vuole riconquistarsi la nazionale maggiore. È normale che provi a farlo. Madonna, che casino! È normale che provi a farlo mediante una squadra che gli può dare uno spazio. E ragazzi, la Roma quest'anno tra i terzini giovani italiani che ha preso, c'è Spinazzola, c'è Zappacosta, abbiamo Florenzi che non è un terzino, che non è un terzino, che non è un terzino, potrebbe veramente far bene sulle due fasce. Ora Zappacosta arriva, qua sono dubbioso, lasciatemi dubitare, in prestito secco. Io non so il Chelsea come abbia voluto trattare, magari loro hanno detto o in prestito o niente, però dubito visto che quando non è in infermeria è in panchina, quindi non penso che il Chelsea fosse così attaccato a Zappacosta. È vero che l'hanno pagato tanto, cioè tu per non fargli fare una minusvalenza pazzesca avresti dovuto pagarlo tipo 18 milioni adesso, l'hanno pagato 25. Il discorso qual è, raga? Il discorso è che potevamo tranquillamente fare un prestito con diritto di riscatto fissato a 18-19 milioni di euro, poi nel senso magari non lo riscatti, a meno che non faccia una stagione della Madonna. Però un pochino mi rimane l'amaro in bocca, perché prenderlo in prestito significa che se fa bene bene torna al Chelsea, poi ovviamente al Chelsea si gioca le sue carte. Quindi tu, ok, quest'anno comunque c'hai un buco rappezzato, però non è, cioè nel senso che cavolo ne so, mi prendi un giocatore a fine carriera, una De Bayor per dirti in prestito secco, lo tieni come ultimo degli attaccanti, magari pure, ma Zappacosta secondo me 27 anni può far bene. È un terzino destro, anche se è diventato celebre giocando largo in un centrocampo a 5. Io ancora mi domando, no, ma santo Dio, ma abbiamo Spinazzola, Florenzi, Zappacosta, che sono tutti giocatori da centrocampo a 5, ma perché ci ostiniamo a fare una difesa 4? Io capisco che Fonseca gioca col 4-2-3-1, ma dubito sia così integralista da non riuscire a varare un 3-5-2 con intelligenza, anche perché abbiamo i giocatori perfetti da 3-5-2 con Veretout o Diawara sulla mediana, con Cristante e Zaniolo da mezzali, Pellegrini uguale. Non lo so, non lo so, io dubito veramente. È vero che poi Pellegrini e Zaniolo potrebbero un po' perdere non da trequartisti ma da mezzali, però sinceramente un pochino rimango amareggiato. Veramente, raga, pure Zappacosta come Spinazzola è un giocatore da esterno del centrocampo. Ok, Florenzi non è un terzino, Florenzi non è un terzino, Florenzi non è un terzino. Al Chelsea non giocava mai Zappacosta, quindi spero con tutto me stesso che la Roma riesca a prendere un po' di minutaggio e quantomeno non si spacchi ogni mercoledì, perché se si spacca tutti i mercoledì e ci stanno 54 mercoledì l'anno, questo regà a fine anno ci arriva che struscia. Sono contento anche del fatto che il suo agente sia Lucci, che è l'agente di Suso, Flumioso scritto, tutti i giocatori che potrebbero interessare in ottica Roma, uno perché c'ha Emo, l'altro perché ci potrebbero interessare, Suso, Florenzi, Calabria, Quadrado, Perin, quindi insomma magari si potrebbe veramente fare qualcosa di buono e entrando a patti con un agente del genere, con cui comunque in realtà già siamo a patti, avendo Florenzi in squadra e avendogli rinnovato il contratto, nonostante si lamentasse ogni 3x2. Voto 6, non più di 6, sinceramente. Voto 6 perché ve l'ho detto, raga, il fatto che comunque lui sia un giocatore che arriva in prestito secco un po' ci va in culo, cioè parliamoci chiaro, è così che va. Quindi, sinceramente, c'ho più raffreddore che voglia di commentare il video di Zappacosta, cioè, sinceramente sono contento del suo acquisto, ma sarei stato molto più contento qualora in futuro avrei potuto pensare, ma probabilmente verrà da noi, così Zappacosta non viene da noi, cioè così se fa male torna al Chelsea, se fa bene si gioca le sue carte al Chelsea, a meno, cioè dovremmo fare un'operazione stile Burdisso, proprio all'ultima spiaggia, che lui esplode a Roma, diventa Gesù Cristo, i tifosi lo amano, e lui dice voglio rimanere a Roma e l'anno prossimo trattiamo, ma comunque a cifre molto più alte di quelle con cui avremmo potuto trattare quest'anno. Quindi sinceramente il prestito secco è una cosa che non capisco e non concepisco. Al Fanta ve lo posso consigliare semplicemente perché Florenzi non è un terzino, quindi lui è l'unico terzino di ruolo che abbiamo
a destra, visto che Karsdorp l'abbiamo appena venduto, fa schifo come la e praticamente si è pure rotto. Quindi niente, al Fanta prendetelo, cioè non è che dovete spendere chissà cosa, non è che fa 12 gol, però potete prenderlo. La Roma quindi versione italiana, prendiamo un altro centrale, prendiamo Izzo, raga, facciamo Izzo, Mancini, Zappa, Costa, Spinazzola, non lo so se vogliamo fare l'Italia. A questo punto ci mancava solo Perin in porta, a centrocampo abbiamo Cristante, Zaniolo e Pellegrini. Bella roba comunque in realtà, bella roba, bella roba. Davanti diciamo l'italiano manco per sbaglio, però al di là di questo abbiamo fatto una squadra, un blocco italiano, un blocco verde, un blocco azzurro, chiamatelo come vi pare, blocco verde azzurro, verde per l'età e azzurro per la nazionale, che nazionalità che comunque non è niente male. Resto dubbioso, dubito. Fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto, iscrivetevi al canale qualora non l'aveste ancora fatto, mi piace il video, piace il like se vi ha fatto cagare, ma spiegatemi il perché. Vi iscrivete al canale se vi va, buon ce l'ha come sempre, ci vediamo in un prossimo video.